chiamato minorenne ritenuto coinvolto nell'omicidio a Napoli del 28enne Agostino Di Fiore. Tutto è scaturito da una lite per futili motivi. 11 coltivazioni di cannabis scoperte sul Monte Faito, trovate dai carabinieri oltre 2.000 piante. Amministrative 2018, 20 comuni della provincia di Avellino hanno rinnovato il consiglio. Colonoscopia robotica, l'ASL di Cerreto ha presentato il metodo Endotix, indolore e più tollerabile. Studenti dell'alberghiero di Castelvenere sul palco del modernissimo di Telese Terme, in scena con l'ultima notte di Bedò. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati. Lo abbiamo appena sentito, la suora mobile della Questura di Napoli la notte scorsa ha fermato un minorenne ritenuto coinvolto nell'omicidio avvenuto a Coroglio di Agostino Di Fiore, 28 anni. In precedenza era stato fermato anche un ventenne e tutto sarebbe scaturito da una lite in una discoteca a Bagnoli per futili motivi. Il servizio. È legato da vincoli di parentela ad un clan del centro di Napoli, Francesco Esposito, il 17enne, fermato dalla polizia su disposizione della Procura dei Minori, con l'accusa di aver preso parte all'omicidio di Agostino Di Fiore, 27 anni, ucciso con colpi di pistola all'alba di lunedì scorso, mentre era nella sua auto nei pressi di una discoteca di Coroglio, nel quartiere Bagnoli di Napoli. Per lo stesso omicidio è stato fermato anche un 19enne su disposizione della Procura di Napoli. Si tratta di Francesco Esposito, anche lui del pallonetto di Santa Lucia, come il 17enne bloccato da un agente della Polizia di Stato non in servizio, mentre Esposito si stava allontanando dalla zona ancora armato. Secondo quanto viene reso noto, sono stati acquisiti nei confronti del minorenne gravi indizi di colpevolezza. Di Fiore quella tragica notte aveva litigato con Esposito, che nella discoteca stava maltrattando una ragazza che entrambi non conoscevano. La lite è poi degenerata all'esterno della discoteca, dove dopo qualche ora Di Fiore è stato ucciso con 4 colpi di pistola calibro 9 mentre era nella sua vettura. Francesco Esposito sarà ascoltato dal GIP di Napoli nelle prossime ore. Il minorenne è stato fermato nella zona del pallonetto di Santa Lucia. Ha un cognome pesante, lo stesso di una nota famiglia camorristica. 11 coltivazioni di cannabis scoperte sul Monte Faito, trovate dai carabinieri oltre 2.000 piante. Sentiamo. 11 coltivazioni di cannabis con oltre 2.000 piante e quanto hanno scoperto sul Monte Faito tra Vico Equense e Castellammare di Stabia i carabinieri della Compagnia di Sorrento con il supporto di colleghi del 7° elinucleo di Ponte Cagnano. Sequestrate e distrutte sul posto dopo la campionatura 2.030 piante, parte delle quali avevano raggiunto un'altezza di 1,5 m, ma anche 2 che erano in piena fioritura, il momento nel quale il contenuto di principio attivo è più elevato. Sul posto sono stati scoperti e sequestrati anche materiali utili per la coltivazione e un sistema di irrigazione realizzato tramite grosse cisterne rifornite con pompe idrauliche e tubi di gomma, canalette che portavano l'acqua nella zona interessata. Le piante sono state bruciate sul posto e i carabinieri hanno depositato una denuncia contro ignoti. Ad Ugenta un 93enne si è lanciato dalla finestra della sua abitazione. L'anziano avrebbe compiuto l'insano gesto in un momento di sconforto, è salito su una sedia e si è lanciato nel vuoto. L'anziano è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Sant'Agata dei Goti, dove poco dopo è deceduto. A Cusano Mutri, località Fontana Stritto, nell'ambito di attività finalizzata al controllo del territorio in materia ambientale ed urbanistica, il personale del dipendente nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale presso il gruppo Carabinieri di Benevento ha sequestrato un immobile ubicato in zona protetta da vincolo paesaggistico. Tale immobile di proprietà comunale risultava dato in gestione e il trasgressore, già destinatario in passato di una sentenza di abbattimento, aveva inoltre realizzato una struttura in legno, pietra e lamiera avente una superficie di circa 130 metri quadri, il tutto in totale assenza dei titoli autorizzativi. Aveva subito una condanna per i reati di rapina e lesioni personali il beneventano arrestato dalla squadra mobile alle prime luci dell'alba. Il giovane, un 24enne pregiudicato per diversi reati, era destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Benevento. Nella prima mattinata è stato rintracciato nei pressi dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Al termine degli adempimenti è stato condotto presso il carcere di Benevento, dove dovrà scontare oltre 3 mesi di reclusione.
I carabinieri forestali e polizia municipale hanno sottoposto a sequestro preventivo per violazioni ambientali un'area avente destinazione agricola adibita abusivamente ad autodemolizione facente capo ad una società di cui è amministratore unico ADF di Marcianise di 55 anni. Le operazioni di sequestro sono state eseguite d'iniziativa degli operatori di polizia giudiziaria a carico dell'indagato che è stato denunciato in stato di libertà. A Benevento Rione Ferrovia, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia del capoluogo hanno tratto in arresto Anna Tresca, una donna di 39 anni appunto del capoluogo, già nota ai militari per i suoi trascorsi penali. Con l'accusa di furto aggravato è stata trovata in possesso di 300 kg di cavi di provenienza furtiva, cavi di rame. Cambiamo argomento. Domenica 10 giugno al voto 20 comuni della provincia di Avellino, rinnovati i consigli comunali tra riconferme e new entry. Sentiamo. Anche l'Irpina è stata interessata domenica dalla tornata delle elezioni amministrative. Eletti 20 sindaci, tutti in comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tra le conferme c'è quella di Antonio Bossone, che continuerà ad amministrare il comune di Lauro. Nessun cambiamento nemmeno a Marzano di Nola, dove Francesco Addeo correva da solo, essendo l'unico candidato. A Mugnano del Cardinale ha sconfitto il suo antagonista Alessandro Napolitano, mentre a Quadrelle il nuovo sindaco e Simone Rozza. A Rocca San Felice trionfa Guido Cipriano, eletto sindaco di San Potito Ultra Pasquale Nazzaro, mentre il derby nel PD a Sant'Angelo dei Lombardi l'ha vinto Marco Marandino. Antonio Cardillo è invece il primo cittadino di Torre le Nocelle, mentre a Vallata c'è stato il trionfo di Giuseppe Leone. A Bagnoli Irpino ha conquistato la fascia tricolore Teresa di Capua. Rieletti i sindaci di Lungo Corso di Cairano e Summonte. Nel comune dell'Irpinia d'Oriente è eletto Luigi De Angelis, al terzo consecutivo mandato, grazie alla legge che ha abolito il vincolo dei due mandati nei comuni inferiori ai 3.000 abitanti. A Summonte è confermata la fiducia per la terza volta a Pasquale Giuditta, ex parlamentare dell'Udeur. Ad Aquilonia Giancarlo De Vito è stato eletto sindaco, Lorenzo Melillo è il nuovo sindaco di Caposele. A Casalbore ha vinto Raffaele Fabiano, mentre Luigi Ciccone è stato eletto sindaco di Conza della Campania. A Forino Antonio Olivieri è stato eletto alla guida del comune. Il nuovo primo cittadino di Gesualdo è Edgardo Pesini. A Greci l'ha spuntata Nicola Luigi Norcia. A Lapio Maria Teresa, detta Trisa, Lepore. Il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli per partecipare ad un convegno sull'acqua pubblica a 7 anni dal referendum. Fico ha risposto ai giornalisti anche sul caso Aquarius e sul ruolo delle ONG. Sentiamolo. Io mi ricordo nel 2005 ero qui alla fontana in piazza Trieste e Trento con un cartello che diceva l'acqua di questa fontana deve rimanere pubblica. Io lego la mia presidenza alla legge sull'acqua pubblica che deve difendere questo bene comune essenziale, deve essere chiara e deve rispettare il referendum del 2011 perché significa anche dare un concetto culturale molto forte all'Italia, ovvero che sull'acqua pubblica e sui beni comuni non si può fare profitto. Si deve attivare una solidarietà che sia di tutti i paesi europei, devono esserci quote proporzionali distribuite in modo equo, secondo calcoli giusti ed è quella la direzione, una solidarietà condivisa europea. Io ringrazio la Spagna che ha fatto un gesto di solidarietà e i paesi del Mediterraneo devono essere uniti nel chiedere una politica differente all'Europa. Le ONG che lavorano nel Mediterraneo, altre ONG, fino a prova contraria sono organizzazioni che fanno e danno solidarietà. Non è che se c'è qualcosa di strano in un'ONG è come dire un politico è corrotto, sono tutti corrotti, no. Le ONG fanno un grande lavoro, se poi c'è in qualche situazione particolare, qualche caso, ma è tutto da vedere perché ancora non vedo alcunché, però si condanna quella situazione specifica o quella ONG specifica, non si fa tutto un erba un fascio chiaramente, ma non è in contrapposizione a Toninelli, un ragionamento che anche il Ministro condivide sicuramente. Colonscopia robotica. L'ASL di Cerreto Sanità ha presentato un nuovo metodo, un metodo innovativo, indolore e più tollerabile. Sentiamo.
È stato presentato nella sala conferenze della struttura sanitaria di Cerreto Sannita il sistema di colonscopia robotica con metodo Endotics, una tecnica innovativa, meno invasiva e più tollerabile da parte del paziente. La dottoressa Rosa Maria Bozzi, responsabile dell'ambulatorio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ASL di Benevento, che è stata tra le prime in Italia ad effettuare questo tipo di procedure e ha collaborato all'improvement tecnologico della stessa, ha illustrato alla platea il funzionamento del dispositivo, che è composto da una sonda monouso a struttura cilindrica in silicone molto flessibile, che mimando il movimento del bruco e attraverso un meccanismo computerizzato ha la capacità di allungarsi e accorciarsi percorrendo il colon in modo autonomo, senza alcuna azione meccanica o spinta dall'esterno, rendendola indolore e meno traumatica per il paziente. La colonscopia robotica, ha spiegato la Bozzi, è efficace e sicura, ha la stessa affidabilità diagnostica di quella tradizionale, ma è complementare a quest'ultima. Non è un esame sostitutivo e può essere eseguito solo a selezionate classi di pazienti. Tuttavia, per la sua maggiore tollerabilità, sia in fase di esecuzione che di preparazione, può essere un valido alleato per agevolare gli screening del cancro del colon retto. Abbiamo investito molto su questa struttura sanitaria, hanno dichiarato il direttore generale sanitario Franklin Picker e Vincenzo Dalterio durante i saluti. A giorni inaugureremo il centro antidiabetico. Entro l'autunno avremo l'hospice, giovedì avremo l'attivazione di un nuovo mammografo. Tutti gli sforzi sono concentrati a rendere l'azienda sanitaria efficiente, perché possa rispondere ai bisogni del territorio e perché non abbiano a esistere distinzioni tra cittadini di città o di provincia. Studenti dell'alberghiero di Castelvenere sul palco del modernissimo di Telese Terme in scena con L'ultima notte di Bedeau, spettacolo integrale in onda su Media TV mercoledì 13 giugno. Sentiamo. Uno spettacolo molto originale e soprattutto molto legato al territorio, un'occasione per i ragazzi anche per scoprire la storia della provincia sannita. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto scegliere un testo di storia locale, un fatto realmente accaduto nel comune di San Salvatore Telesino, quindi un fatto storico che i ragazzi hanno potuto approfondire grazie proprio a questa lettura e rielaborazione scenica di questa pagina di storia. Ed è un modo questo simpatico e coinvolgente di imparare la storia in modo diverso, lontano da quella metodologia tradizionale. E i ragazzi lo fanno con passione e rimane molto impresso in loro, non solo il fatto in sé, ma anche la capacità di fare ricerca storica. Prodotto finale di un modulo tutto dedicato al teatro, che è una contaminazione di generi, c'è anche il ballo, c'è anche la musica e anche la musica sarà locale, sarà popolare, quindi anche questo aiuterà i ragazzi a scoprire di più il territorio. Sì, questo in effetti questo spettacolo è la sintesi di tre moduli formativi, di cui due sono parte integrante di un PON sull'inclusione e sul disagio, che consente ai ragazzi, anche quelli meno, diciamo, favorevoli all'impegno scolastico, riescono comunque a dare il meglio di sé attraverso l'attività teatrale musicale. E poi c'è anche un modulo di scuola viva che è Folkland, e quindi abbiamo cercato di ottimizzare tutte queste attività mettendo in piedi un unico spettacolo che credo sarà di grande pregio e di grande spessore culturale. C'è il lavoro di tanti docenti, di tanti ragazzi, c'è il lavoro anche dell'esperta di Mariella De Libero, che è bravissima, di Libero Teatro, che li ha seguiti insieme ai docenti tutor, Patrizia Conti e Luciano Caderina, con veramente competenza, passione, dedizione, e hanno trasferito queste loro, diciamo, capacità, questa loro passione anche nei nostri ragazzi. Siamo qui al Modernissimo, sta per cominciare questo spettacolo. Innanzitutto ci chiediamo come mai questo testo.
È un testo che abbiamo messo in scena 10 anni fa ed è ispirato al libro di Emilio Bove, L'ultima notte di Bedon. La storia mi ha immediatamente colpita e così è venuta fuori questa traduzione scenica che poi abbiamo portato nelle scuole, diciamo credendola e pensando che fosse un modo alternativo di insegnare la storia. La Seconda Guerra Mondiale che in qualche modo ha colpito anche i nostri paesi e questo eccidio terribile compiuto in una chiesa a danno di questi giovani che venivano da Napoli per scampare alla guerra e si ritrovano vittime. E questa cosa mi ha, come dire, oltre che emozionata, mi ha fatto pensare che effettivamente noi la guerra l'abbiamo toccata con mano, i nostri nonni, e da quel testo, dal testo di Emilio, dalla traduzione scenica da me effettuata, viene fuori proprio questo scorcio di storia del 43 che ha visto purtroppo protagonisti i nostri nonni e i nostri padri. Siamo emozionatissimi, la tensione alle stelle quando si mettono in scena cose così complesse è normale che ci sia una sana preoccupazione. Io confido però nella preparazione dei nostri ragazzi, nella loro capacità che sono sicuramente fantastiche e straordinarie. Mi auguro che il pubblico apprezzi lo sforzo dei ragazzi e il loro mettersi in gioco, il loro volerci essere. Io penso che sia sempre un'emozione preparare gli studenti per uno spettacolo di fine anno. Ma certo, sicuramente, è una grande soddisfazione poi, anche a livello personale, no? E poi è bello entrare nella loro mente, perché poi io non sono anziana, però comunque l'età, la loro età, l'adolescenza, i sogni, le ansie, le paure che comunque hanno, sì, ci sono tante, vero, vero. Mi dispiace, ma non so quali siano i piani dei tedeschi. Vi invito alla calma e alla disciplina. Un applauso a tutto l'alberghiero. Siamo alla pagina sportiva. Arek Milik, attaccante del Napoli, si dice pronto per l'inizio dei mondiali di Russia 2018, ai quali parteciperà con la sua nazionale. Sentiamo. A Napoli il suo talento è stato ostacolato dagli infortuni, ma nel finale di stagione è tornato in campo. Il mondiale è in arrivo e il guerriero polacco sembra essere pronto. Tehe è il luogo in cui sono nato, che ho tuttora nel cuore. È il luogo in cui sono cresciuto, anche se non ci ho passato molto tempo, perché all'epoca passavo più tempo a Katowice, dove avevo gli allenamenti di calcio e dove frequentavo la scuola dopo qualche anno. Dove sono nato io, il calcio è molto importante. In genere in Polonia il calcio è una delle cose più importanti, anche nella mia città. Quindi tutta la vita si concentrava intorno al calcio. Penso che la cosa più importante, il mio punto di forza nel gioco, sia la testa. Si sa che conta molto il corpo, ma nel calcio è ugualmente importante anche la testa. E credo che la mia mentalità, quella inculcata dai miei cari, quella che mi impone di non arrendermi mai, a mio avviso, è la cosa più importante nella mia vita. Quando sono arrivato a Napoli, ho subito chiesto al tassista di portarmi al mare per vedere dei bei posti. Mi ha mostrato un po' Napoli e mi è piaciuta tanto. Ci sono tanti bei posti, specie vicino al mare, quando c'è il sole, è veramente bella. Sono molto piccola, mi sta, specialmente vicino al mare.
Nella testa di ogni giocatore c'è sempre questo pensiero del mondiale, perché è qualcosa di importante, perché per la maggior parte di noi è una specie di torneo della vita. Si sa che un giocatore può partecipare forse a 2 o 3 mondiali, al massimo 4, ma in genere è considerato il più grande e importante evento calcistico del mondo, quindi non riusciamo a togliercelo dalla testa. Ciao a tutti i tifosi della squadra nazionale polacca e del Napoli, vi saluto, tenete le dita incrociate, statemi bene e tanti auguri. L'ultima idea a mercato in casa Napoli, patron Aurelio De Laurentiis a caccia del colpo grosso, piacciono sia Fabian Ruiz che Stanislav Lobotka. Nei piani originali solo uno dei due sarebbe dovuto sbarcare nel capoluogo campano per raccogliere l'eredità di Jorginho, promesso sposo del Manchester City. Si chiude in queste ore l'avventura di Giuseppe Iachini sulla panchina del Sassuolo. Dopo la salvezza conquistata, quest'anno la formazione nero-verde ha deciso di affidarsi a Roberto De Zerbi, ex del Benevento. Intanto Alessandro Tuia, in scadenza di contratto a giugno con la Salernitana, ha raggiunto l'accordo per il passaggio al Benevento, che ha necessità di puntellare la difesa stante le sicure partenze di Demziti e Tosca e quella molto probabile di Costa. L'ex settore giovanile della Lazio, in granata da oltre 6 anni, non ha mai trovato tanta continuità a causa dei molti infortuni e di prestazioni al di sotto della sufficienza. Basket, la Sidigas Scandone Avellino comunica di aver sottoscritto l'accordo con Nenad Vuninic, che ricoprirà il ruolo di head coach per le prossime 2 stagioni. Nato a Belgrado, classe 65, nell'ultima stagione è stato consulente tecnico della Shamsky del campionato cinese e precedentemente per 4 stagioni ha diretto la panchina del Byblos Club in Libano, arrivando a disputare una finale e 2 semifinali, oltre a vincere una coppa ed una super Coppa. Per il coach serbo si tratta di un ritorno in Italia, avendo già allenato per 2 stagioni a Forlì. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Previsioni per mercoledì 13 giugno. Condizioni di tempo molto instabile sulle regioni centro-settentrionali. Andrà decisamente meglio invece su quelle meridionali. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata rovesci e temporali sparsi, ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Al centro tempo instabile sui settori peninsulari con fenomeni temporaleschi a carattere irregolare alternati a pause asciutte, occasionali acquazzoni inoltre sulla Sardegna. Al sud sarà in prevalenza stabile e soleggiato su tutti i settori, salvo per isolati temporali pomeridiani sul Gargano. Cielo al massimo poco nuvoloso sui restanti settori. I venti saranno deboli da direzioni variabili su tutti i bacini. Concludiamo infine con le temperature, che saranno stazionarie o in lieve calo. Le minime infatti saranno comprese tra 11 e 20 gradi su tutto il nostro paese. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 28 gradi al nord, fino a 27 gradi al centro e punte di 35 gradi al sud.